All'inverno demografico a cui ci rimandano i dati sulla denatalità, voi opponete la soluzione di importare ed accogliere migliaia di stranieri minorenni. Insomma, legalizzate la tratta degli immigrati, una moderna tratta degli schiavi, utile ai vostri disegni utopici, ma che non ci stancheremo mai di ripetervi, sono bombe a orologeria. Ed ora con questo provvedimento proseguite a giocare sulla pelle delle nostre comunità, sulla pace sociale delle nostre comunità, sulle cui spalle è scaricato il costo sociale di un'accoglienza senza regole, ma anche sulla pelle dei minori, i cui viaggi della speranza sono gestiti dai trafficanti di carne umana, il cui business viene agevolato e favorito anche da proposte come quella in esame. Dietro la facciata dei buoni propositi, dei vostri buoni propositi, si nascondono disegni che noi non potremo mai condividere. Abbiamo sentito in aula, mi avvio alla conclusione, parole come dovere di accoglienza, logica alla quale noi invece riteniamo non ci si debba piegare. L'accoglienza dignitosa va riservata a chi ne ha diritto e non a tutti i minori stranieri senza nessuna distinzione. La generosità e la solidarietà non può essere riservata a tutti. La severità nell'applicazione di regole certe permetterebbe invece di accogliere solo chi ne ha veramente diritto. E non è assolutamente quello che fate. Grazie.